Tutti i paesi NATO entreranno nella coalizione anti-ISIS. Per il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, oggi i 20 capi di Stato e di Governo della NATO che si incontreranno a Bruxelles manderanno un forte messaggio politico creando una nuova unità di intelligence che dovrebbe intensificare la lotta al terrorismo. Donald Trump sarà presente al vertice per ribadire il tono duro con gli alleati, a cui chiederà di aumentare il loro contributo fino al 2% del PIL. La NATO obsoleta è ormai un ricordo lontano. Mentre la NATO a guida USA consolida sempre di più la sua aggressività, gli USA perdono in Iraq e Kuwait armi per più di $1 miliardo. In che mani siano finite non è dato di sapere. Ma il dato si rileva palesemente dai documenti pubblicati dalla difesa statunitense. Nel frattempo, 166 istituti finanziari statunitensi, giapponesi, europei e canadesi investono nella produzione di bombe a grappolo, in violazione dei trattati firmati dai propri paesi. Un giro d'affari di circa $31 miliardi negli ultimi 4 anni, 3 miliardi in più solo fra il 2016 e il 2017. D'altra parte, il ministro della difesa russo Sergei Shoigu dichiara che la Federazione Russa spende 11 volte meno degli Stati Uniti per il settore militare. Proseguono le indagini a Manchester. Il padre di Salman Abedi e il fratello minore del presunto attentatore sono stati arrestati a Tripoli. L'altro fratello, Ismail, è in custodia presso la polizia di Manchester. Tutti erano noti agli 007 occidentali. Quando vogliono, li pescano subito. Infatti, mentre incalzano le polemiche tra governo britannico ed intelligence statunitense per una presunta fuga di notizie, Theresa May incontrerà Donald Trump al vertice NATO di oggi a Bruxelles, dove proseguiranno nella marcia inesorabile della NATO. Donald Trump e Paolo Gentiloni hanno parlato anche di Russia. Dopo la visita romana, la Casa Bianca, con un comunicato, ha riaffermato l'unità transatlantica nel ritenere la Russia responsabile per il suo operato in Crimea e nell'Ucraina orientale. Per il leader statunitense bisogna convincere Mosca a rispettare i propri impegni in accordo con il protocollo di Minsk. Ricordiamo che appena una settimana fa, il premier italiano Paolo Gentiloni, in visita a Sochi, aveva dichiarato che non può esserci automatismo nel rinnovo delle sanzioni contro la Russia e aveva espresso la volontà di prendere in considerazione anche il punto di vista russo sulle questioni internazionali. Nel Donbass, il numero di vittime tra i civili è aumentato del 120% in un anno. Secondo l'OSCE, si tratterebbe di una conseguenza dell'uso di armamenti pesanti e della procrastinazione dei lavori di sminamento. L'ultimo inasprimento del conflitto nell'Ucraina orientale risale a martedì, quando esercito ucraino e truppe di Donetsk hanno aperto il fuoco dell'artiglieria e dei lanciarazzi Grad. Alla base dell'escalation potrebbe esserci la decisione del Dipartimento di Stato americano di ridurre di almeno un terzo gli aiuti finanziari all'Ucraina nel 2018. D'altronde, martedì, il direttore dell'Agenzia di Intelligence della Difesa, Vincent Stewart, ha dichiarato che l'Ucraina non rientra tra gli alleati degli Stati Uniti. Per ora, la NATO a guida USA sembra concentrarsi verso altri obiettivi. Dopo 25 anni di impetuosa crescita, la Cina subisce il primo downgrading da parte di un'agenzia internazionale di rating. L'americana Moody's ha portato la valutazione sul debito cinese da AA3 ad A1. Le motivazioni addotte sono un generico rallentamento della crescita globale, che andrebbe tuttavia a colpire le economie di tutto il mondo e non solo quella cinese, e il debito pubblico cinese, che si attesta al 40% del PIL. La seconda motivazione appare quantomeno bizzarra. In un mondo che affoga nel debito, si vede la pagliuzza nell'occhio dei cinesi e si fa finta di nulla davanti alla trave nell'occhio degli occidentali. Infatti, gli USA hanno un debito federale al 104% del PIL. Il debito medio dei paesi dell'Unione Europea si avvicina pericolosamente al 100%, con bombe ad orologeria pronte ad esplodere, come il debito italiano.
mentre il debito pubblico giapponese ormai è stabilmente molto al di sopra di un 200% di rapporto con il PIL. Già questo basterebbe a spiegare come la decisione di Moody's sia una decisione squisitamente politica, che ha come obiettivo rallentare l'internazionalizzazione dell'economia cinese. In particolare, probabilmente si vuole rallentare il processo inteso a dare la piena convertibilità allo yuan, che scalfirebbe l'egemonia del dollaro, in particolare in Asia. Da parte di Moody's, una mossa improvvida e probabilmente inutile, che rischia di declassare più la credibilità dell'agenzia anziché quella dell'impero di mezzo. Vergonha!